Peppino non c'è più, è morto. Si è suicidato. No, non sorprendetevi perché le cose sono andate veramente così. Lo dicono i carabinieri. Il magistrato lo dice, dice che hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita. Ecco, questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. E lui per abbandonare la politica e la vita che cosa fa? Se ne va alla ferrovia. Comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno. Poi si fascia il corpo con il tritolo e salta in aria sui binari. Suicidio. Questo leggerete domani sui giornali. Questo vedrete alla televisione. Anzi, non leggerete proprio niente. Perché domani stampa e televisione si occuperanno di un caso molto importante. Del ritrovamento a Roma dell'onorevole Aldo Moro, ammazzato come un cane dalle Brigate Rosse. E questa è una notizia che naturalmente fa impallidire tutto il resto. Per cui chi se ne frega? Del piccolo siciliano di provincia, ma chi se ne fotte? Di questo Peppino impastato. Adesso fate una cosa. Spegnetela questa radio. Voltatevi pure dall'altra parte. Tanto si sa come vanno a finire queste cose. Si sa che niente può cambiare. Voi avete dalla vostra la forza del buonsenso, quello che non aveva Peppino. Domani ci saranno i funerali, voi non andateci. Lasciamolo solo. E diciamolo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo. Ma non perché ci fa paura. Perché ci dà sicurezza. Perché ci identifica, perché ci piace. Noi siamo la mafia. E tu, Peppino, non sei stato altro che un povero illuso. Tu sei stato un ingenuo, sei stato un nudo mescato con niente.